Bentornati e bentornate qui su Eller Channel, benvenuti e benvenute se è la prima volta che aprite un video di questo canale. Io sono Eller e oggi un altro video haul di Primark. Se volete sapere che cosa ho acquistato questa volta, ovviamente non dovete far altro che guardare questo video, ma prima vi chiedo tanti e tanti like di supporto, iscrivetevi al canale e soprattutto attivate la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sui prossimi video di Eller Channel. A me non rimane che mandarvi un bacio e aspettarvi dopo la sigla! Bene ragazzi, allora mi tocca fare questo video perché diciamo che siamo alla settimana. Voi la vedrete nei vlog, se non mi seguite sui vlog fate male perché vi racconto un sacco di cose della mia vita, non che sia chissà quanto interessante, però ci sono alcune cosine che sono divertenti ed è bello condividerle. Allora, stanotte, adesso sono le 9 di sera, stanotte intorno alle 4 del mattino dovremo partire per andare a festeggiare il nostro 10° anniversario in una location segreta. Io però ho acquistato delle cose che mi voglio portare, per cui ovviamente se devo fare l'unboxing di Primark ve lo devo fare subito, per cui mi sono messa qua, nonostante sia tardissimo, non ho ancora fatto la valigia, non ho ancora fatto niente, mi sono messa qua per registrarvi il video. Quindi andiamo subito alla veloce e vi faccio vedere che cosa ho comprato. Allora, tenete conto che sono andata da Primark perché dovevo fare un regalo, però poi ovviamente oltre al regalo ho preso anche delle altre cosine e ve le faccio vedere tutte. Allora, questo sarebbe dovuto essere parte del regalo, ma non lo è stato perché non mi faceva impazzire, non lo so. Quando l'ho portata a casa l'ho guardata bene, è una camicia molto bella, in realtà il tessuto è veramente molto molto bello, ma non mi faceva impazzire proprio il colore, il fit che è un regular, non è chancrata eccetera, e quindi non l'ho portata, credo che la porterò indietro, ecco, non lo so, però non mi sconfinferava. Poi ho preso non uno ma due paia di scarpe per Mr. X. Allora, Mr. X usa le scarpe come se non ci fosse un domani, nel senso che veramente le sfrutta, sarà che cammina tanto, fa tanti pezzi a piedi e quindi le sfrutta veramente tantissimo, per cui ogni tanto gli prendo queste di Primark che hanno un rapporto qualità-prezzo abbastanza buono. Queste qua costavano quanto? 14 se non mi sbaglio, o 18, 14 euro. E sono molto leggere, quindi in estate veramente vanno bene, poi fanno la stagione, le buttiamo via, ma non abbiamo speso tantissimi soldini. Il piede respira perché qua sopra è tutta stoffa traforata, non so se si vede, credo di sì, e di solito anche i numeri gli vanno abbastanza comodi, per cui gli ho preso queste e poi gli ho preso queste un pochettino più strutturate, perché nel caso se le voglia mettere magari per andare a lavorare, non voglia mettersi quelle lì che sono troppo di stoffa, gli ho preso anche queste. Però anche queste, se le vedete qua davanti, sono proprio di stoffa e sono traforate. Quindi vedremo quali gli piacciono di più oppure tutte e due. Comunque le posso anche eventualmente restituire. Queste qua venivano 18 euro. Però secondo me sono carine anche sotto. Poi sempre per Mr. X gli ho preso una polo che è praticamente questa. Nera, completamente nera, perché lui soprattutto quando va a lavorare le utilizza proprio completamente nere e quindi è una polo normalissima, però il tessuto è stupendo ragazzi, ma veramente stupendo, e costava 4 euro. Quindi niente, gliene avevo già prese qualcuna di altri colori, ma ho voluto prendergli anche queste e ho pensato che tanto se ce l'avesse avuta doppia, comunque una maglietta nera in più bella di un bel tessuto gli fa solo che comodo, per cui ho preso una M, penso che gli stia abbastanza comoda. Passiamo alle cose utili che ho preso per me. Come sapete da sempre, questi costano 75 centesimi, ce ne sono dentro 120. Io diciamo che cerco di utilizzarli il meno possibile per inquinare il meno possibile, però se proprio devo utilizzarli preferisco utilizzare questi perché hanno un rapporto qualità-prezzo superiore a tutti gli altri, a tutte le altre rondelline di cotone che io abbia mai utilizzato in vita mia, per cui utilizzo questi, poi utilizzo anche quelli riutilizzabili, ecco, però questi magari mi servono proprio quando ho da togliere il grosso, che se no farei anche fatica a lavare quello riutilizzabile. Quindi questi qua ne ho presi due.
due. Poi ho preso queste che me le vorrei portare durante questo viaggio. E anche queste non costavano molto, le ho provate, mi andavano bene. Mi piace molto come sono, cioè che sono un po' sbralusente con questi strass attaccati. Mi piace che siano infradito, io mi trovo benissimo con le infradito e sono assolutamente flat. Le ho pagate 10 euro. Ho preso un 38 per starci comoda, perché con le infradito io tendo a buttare indietro il piede e invece col 38 riesco a stare tranquillamente dentro. Il mio numero sarebbe 37, però ecco, le ho prese così e sinceramente mi piacciono veramente tanto tanto tanto. Queste me le porto sicuramente in valigia. Altra cosa super utile che ho preso sono questi gel cushion per i sandali o comunque le scarpe. Il punto è che questi qua costano 1,50 euro. Io quando sono andata da Pitti, non so se vi ricordate, li ho presi di corsa in farmacia perché mi facevano male i piedi con le scarpe, però li ho pagati tipo 9,50 euro. Questi qua 1,50 euro, voglio proprio provarli e vedere come sono, perché se mi trovo bene piuttosto prendo questi la prossima volta. Heller Passione Orecchini, mi sono accorta che tutti i cerchi grossi che ho sono un po' anneriti perché comunque sono molto vecchi. Allora ho preso questi, che credo che li avevo già presi anche da Primark. Sono due cerchi molto grossi, color oro, uno lavorato, uno ha proprio la trama lavorata, vedete questo qui ha la trama lavorata, mentre invece questo qui ha una trama liscia. Ok, spero che si siano visti. Comunque questi quando faccio la coda sinceramente mi piacciono moltissimo, per cui li ho voluti prendere. E poi mi sono lasciata tentare anche da questi argento, sempre cerchi, trama lavorata, un po' più piccoli di quegli altri, costano 1,50 euro, e questi uguali identici però oro. E ragazzi, so che era un haul un po' piccino, però mi piaceva condividere con voi quello che avevo acquistato da Primark. Fatemi sapere che cosa acquistate voi da Primark se andate, se ne avete uno vicino, e soprattutto fatemi sapere qual è il pezzo che vi è piaciuto di più tra tutte le cose che ho acquistato io. Se questo video vi è piaciuto vi chiedo di lasciarmi tanti tanti like di supporto, ma soprattutto iscrivetevi al canale e attivate la campanella delle notifiche per rimanere sempre aggiornati sui prossimi video di Heller Channel. A me non rimane che mandarvi un bacio e tanto, ma tantissimo amore.